Oh, qui siamo su una pista abbastanza tradizionale, molto semplice, insomma, ma il gioco comunque. Mi tirano il guscio rosso, ma il guscio verde riesce sempre a offrire un minimo di riparo. Allora, una cosa molto importante è che qui, anche quando si è in testa, diciamo, c'è la possibilità di evitare il guscio blu. Purtroppo Madonna, non in questo caso, qui me lo becco tutto. chi ne ha avuto la possibilità questo? Vedete, Luca per esempio ha in mano l'arma vincente contro il guscio blu, ovvero il super clacson. Quello permette di eliminare il guscio blu nel momento in cui sta per colpire. Ci vuole un po' di tempismo. Ho capito, nient'altro, una sigaretta in testa me la Contro potete il fulmine spegnere. invece non c'è niente da No, fare. contro il fulmine non c'è mai niente da fare, va bene. Sono secondo? Non è possibile, non lo accetto. Ragazzi, scusate se non riesco a leggere bene i vostri commenti durante le gare, ma è complicato. Che liscio. Cioè, sei un'infamità assurda. No, guscio rosso, no! Oddio, forse non l'ho preso. Allora, Monete! la rapidudine è il momento più inutile. Ah, maledizione! Avete visto una delle nuove caratteristiche anche del gioco? Nel momento in cui è attiva l'abilità. Cioè. Scontro aereo, non è mai successo fino adesso, credo. No! Cioè, vuoi riprendermi a me? Come hai potuto? Ho provato, Yes! niente, terzo, accidenti. C'è È la vittoria più gustosa poco quella, da dire, al vado a traguardo. comprare la Wii dopo. Attenzione, vedo, sto leggendo i commenti tra Saggia una gara e decisione. l'altra. Allora, Netvana, grande, ma io so chi sei, io so chi sei che ci stai guardando. E mi sembra comunque un'ottima scelta. Sicuramente, allora, qui potete, vedete, si possono, ve li facciamo vedere, si possono vedere i momenti salienti della gara. Fondamentalmente una sorta di breve replay, non di tutta la gara, ma delle fasi più interessanti, scelte. Specie quando viene colpito da qualche oggetto, ora Esatto, vedrete. scelte appunto Ecco, dal. guardate quanto è infame questa persona che mi sta accanto. Però Una star di tre, non uno. sei arrivato primo lo stesso, quindi non ti lamentare. Oh, vedete che comunque anche gli effetti grafici sono Favolosi. notevoli, sono notevoli, ci sono tanti dettagli interessanti. Ci sono i segni lasciati dalle derapate sulla pista, gli effetti di luce. Delle Quando scintille arriveremo favolose, veramente. alle gare con il bagnato, vedrete il bagnato sul terreno, insomma, particolarmente bello. Ok, abbiamo fatto la prima pista e adesso il parco acquatico. Come potete vedere, il design delle piste generali prevede sia delle fasi, diciamo, subacquee che delle fasi aeree, un po' come accadeva già nel capitolo precedente per 3DS. Vediamo stavolta di fare la partenza giusta. Fare cose. Non era quella perfetta, però ci sono. Un'altra cosa interessante rispetto ai vecchi episodi è che la partenza perfetta ora non è unica, nel senso che è possibile avere vari livelli di successo. Ecco, sono stato preso da un guscio verde vagante, Non sono maledetto. stato io. No, no, lo so, tu stai fortunatamente bello tranquillo al primo posto. Bello tranquillo un cavolo, il guscio filato, il guscio blu dove lo metti? Ma infatti. C'è scritto il mio nome su quel guscio, purtroppo. Al momento sì, e te lo meriti anche tutto, se ne dire. Pure. Via, Perché amicizia. io sono terzo e ho una banana, ragazzi? Io non lo voglio sapere. Cosa volevi, l'otto Beh, l'ottomatto è un'altra cosa che non disdegnerei, effettivamente. matto? Una arma talmente micidiale che verrà soltanto quando li trovi nell'ultima sezione. Vediamo un po' di recuperare qualche posizione, va. Cominciamo a giocare seriamente. Sempre, Allora, sempre come vedete, cominciare. siamo in split screen eppure l'azione va benissimo. Oh mio Dio, davanti ho Mario con il boomerang, che di sicuro non aiuta. Il boomerang è un'altra delle nuove armi. Ed è. Oh mio Dio! Cioè, il guscio blu è riuscito a colpirmi mentre ti. Beh, ma te lo meritavi, eh. Eri primo da troppo tempo. Come ha fatto a colpire anche te? Mi ha colpito durante la traiettoria, nel Che tragitto. strano. No, no, funziona perché non vola. Va a raso terra, quindi colpisce tutto quello Ricordi in che. quale altro Mario Kart succedeva questo? Domanda di storia. Non mi ricordo la versione DS? Nintendo 64? Nintendo 64, Mario Kart è 64. Avrei un sacco di domande di storia da farti. vero. Ma non le facciamo in questo Non fa momento. Oh, la bene. pianta carnivora, vediamo di.
di lasciar perdere adesso la storia e di recuperare un po' di... No, vabbè, ma chi è che mi ha sparato un guscio verde? Vabbè, io un guscio rosso lo tiro, eh. Sa che colpirà. Non te, perché avevo un maledetto Ah, sì, Mario. pensavo sì, più vicino alla... No, sono lontanissimo, ma mi stanno massacrando, non capisco perché. Forse perché sono una pippa? Ecco qua. Sono arrivato quinto, veramente disappunto. Potrebbe essere mio fratello. Odio. Adesso erano tutte le armi migliori, però questa funziona. Va bene. Pensavo peggio in Sì, realtà. sì. Vediamo un Vai, po'. vai, lascia il gusto blu, dai. Vedo là. Ah, ho cercato di usare una scorciatoia, ma sono morto miseramente. Allora, in questo gioco, tra l'altro, torna l'importanza delle monete. Cioè, le monete danno effettivamente una differenza abbastanza visibile anche a occhio nudo nella velocità massima che si può raggiungere con il kart. Ed è una cosa che a livello strategico diventa molto Decisiva. molto importante, soprattutto quando... Ecco, non fate come me che usate la bomba per lanciarla avanti e poi un altro po' ci finite in mezzo. Non è proprio... La più classica delle situazioni. Eh sì. Però mi sta massacrando, forse riesci qua. Magari. Quindi le monete, anche quando vengono rilasciate, diciamo... Oh, sono primo! Arrabbiato. Ragazzi, ma io chiacchierando, chiacchierando, intanto sono arrivato... Chiacchierando e sculando. No, sculando non si può dire in Ma tu non hai diretta visto cosa è televisiva. successo? Ma tu hai visto cosa è successo, No, non Simo? l'ho visto, ero troppo Ecco. impegnato a chiacchierare. Esatto. Sto beccando veramente Francio, io tutti. intanto guardo i commenti mentre gioco, sono primo, mi permetto anche questo. Francio dice che dovrebbe studiare, ma invece si guarda Mario Kart. Va Secondo me è benissimo. un'ottima scelta. Sì, anche secondo me. Non volevo dirlo, ma... No! No! Perché io mi metto a chiacchierare, a fare queste cose Cosa terribili che poi dominato sbaglio sta tutto? Ho volta? fatto una cosa pessima. Per chiacchierare sono andato contro la banana delle banane. La banana delle banane? Sì, una banana normale, solo che mi piaceva chiamarla così. No! Oh mio Dio! Ecco, nient'altro? Basta! Voglio arrivare... No, il guscio Ti lascia rosso, no! Ti così. odio tantissimo! Ti odio tantissimo! No, 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 ti odio con tutto me stesso! Sono arrivato secondo per colpa tua! Per colpa mia, che Sì! c'entro Eh? io? Perché mi hai tirato il guscio verde, eri tu! Il guscio rosso, Allora eri assolutamente. sempre tu, mi hai colpito tu, maledetto. Dai, ho recuperato un po' di terreno. Dopo questa pista diabetica, Oh. consigliata ai diabetici, Ah sì, beh, questa è però è gustosa la allo pista stesso più dolce del tempo, gioco, questa. la più gustosa in assoluto. Ci sono 29 persone che ci stanno guardando, salutiamole tutte, iscrivetevi, mi raccomando, siete in 29, se non vedo 29 iscrizioni io poi vi vengo a cercare. Fate Mario Kart. Vi vengo a E cercare... aggiungeteci che poi giochiamo online. Sarò partito bene? Che tristezza. Bene, bene in parte. Monete, che all'inizio sono buone, devo dire.
Ma la smetti di venirmi addosso? Io ti vengo addosso, Sì. io ti Stanno succedendo cose vengo addosso. Assolutamente. improbabili, lo posso dire? Lo dico, io l'ho detto. Temo di aver usato il guscio rosso nel momento peggiore possibile. Ah, ci hai provato a colpirmi. No! Oh, ha evitato il guscio rosso? Forse ha preso qualcun altro? No! Maledizione per prendere qualcosa! Ragazzi, vabbè, nient'altro. Cioè, non ci credo, la banana che ho tirato io! Non mi è mai Vabbè! successo neanche a No, me. ragazzi, mi è successa una cosa che Se non dovessi dovrebbe mai succedere succedere, nella vita di nessuno. infatti Nessuno guarda, succede a me. dovrebbe lanciare una banana su una scorciatoia, prendere la scorciatoia, colpire la banana e poi cadere di sotto. Cioè, veramente, è una cosa troppo crudele. No, 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 l'uomo con la stella. Perché? Cosa ho colpito? Cioè, sono settimo, mi faccio schifo da solo. Sì, pure il pallottolo Billa, nient'altro. Cose stanno decisamente complicando. Madonna che ho fatto, ragazzi! Non volete sapere cosa ho fatto una cosa bellissima. Però sono ancora sesto, nonostante tutto. Partiamo di qualche giro turbo. Bene. Hai spiegato che sei giro turbo, vero? Io ho tirato intanto un guscio Chissà che hai rosso. colpito. Non lo so, eri tu? Sì. E Ma io il guscio lo sapevi rosso. benissimo. No, io il guscio rosso li tiro assolutamente a caso, sappilo. Tu in aria colpisci il guscio Lo rosso, so. molto bene. Sto facendo una Infatti strage questa qua. intanto. Oh, avevo tre gusci rossi. Oh! Ah! Banana maledetta! No! Vabbè, ragazzi, Te niente. la sei cercata? Me la sono cercata sì stavolta. Mi hai superato, ti odio. Ti odio fortissimo. E adesso mi freghi anche. No! Cos'è successo? Stiamo facendo un finale di corsa Spettacolare, dobbiamo spettacolare, vincere. oserei dire. Ah! Cosa? Scusa! Però ho chiesto scusa, come Sì. quando, colpisci lo spigolo al tavolo da ping pong. Beh, certo. L'effetto è più o meno lo La stessa stesso. cosa. E niente, sono arrivato secondo. Spero. Mai dire mai. Manuel, basta con questi doppi sensi nei commenti, guarda che li leggo. Hal, grazie, siamo simpatici, ma Interessante. in effetti ci aiuta molto Mario Kart, devo dire, perché Sì, figa normalmente finale. sono una persona molto, molto più triste e oscura.